Ormai ci siamo, mancano pochi giorni all'edizione numero 137 della giostra del Saracino. È stata una settimana di prove in cui sono fioccati alti punteggi dalla sicurezza dei giostratori di Porta Sant'Andrea che possono superare Porta Crucifera nell'Albo d'Oro, ma anche le altre coppie hanno fatto vedere delle buone cose e come al solito le prove sono diventate indecifrabili per poi andare a prevedere invece cosa accadrà domenica in piazza. Una domenica in cui però incombe anche l'allerta meteo, infatti domenica e anche nei prossimi giorni, sia la sera delle cene propiziatorie e poi nel giorno della manifestazione, c'è infatti l'incognita pioggia e quindi un po' i quartieri e anche l'istituzione giostra ovviamente sta mettendo in conto anche un'ipotesi di rinvio che ovviamente potrà essere decisa solo il giorno stesso se le condizioni meteo lo richiederanno. Sentiamo su questo punto il presidente dell'istituzione giostra, Franco Scortecci. Se viene rimandata prima dell'inizio della manifestazione si farà, il regolamento parla della domenica successiva. Potrebbe essere il sabato piuttosto che la domenica, va visto, perché per l'appunto domenica ci sono anche concomitanze che hanno già bloccato la città, la partita allo stadio, corsa. Sembra che ci sia l'Arezzo, che giochi l'Arezzo in casa. C'è una maratona in città, c'è il mercato della Fiera del Mestolo, quindi preoccupandosi anche della sicurezza, mettere troppi eventi tutti insieme, quindi dopo vabbè, quello speriamo non ci sia bisogno di dover fare delle scelte, ma se viene rimandata i biglietti non vengono rimborsati, perché comunque è prevista la ripetizione della manifestazione entro un certo periodo, quindi i regolamenti sono validi per la volta successiva. Se la manifestazione parte e si sviluppa per più del 50% e viene interrotta, solitamente noi si prende come punto di riferimento la chiamata del primo cavaliere, a quel punto la manifestazione è stata fatta, anche se viene ripetuta, perché per regolamento va ripetuta, i biglietti non sono più validi. Non so se poi avremo la capacità di fare un prezzo più politico, è tutto prematuro, insomma, certo si cercherà di fare per il meglio, recuperare quel minimo di spese, perché riorganizzare un'altra giostra costa e quindi qualcosina bisognerà recuperare. Ci stiamo lavorando, cerchiamo di avere sotto mano tutte le varie ipotesi, sperando che tutto questo non serva, ma che tutto vada nel migliore dei modi.